Allora, la situazione di oggi è sotto controllo. Le piogge locali sono state non particolarmente intense, per cui siamo riusciti a monitorare il territorio, nonostante il livello ancora particolarmente elevato dei fiumi Nuncello e Meduna. Lo stesso fiume Nuncello è in fase di decrescita, per cui contiamo che nell'arco di 2 o 3 giorni di ritornare ai livelli standard. Attendiamo però per sicurezza le cumulate di piovosità del pomeriggio nelle zone montane per scongiurare eventuali altri scarichi dagli invasi di Eracli e di Ravedis. La situazione del Nuncello, vedo, ho visto questa mattina che sta calando. E mi dà conferma? Sì, certo, il Nuncello sta calando molto lentamente perché il Nuncello cala molto più lentamente rispetto alla fase di crescita, quindi la fase di crescita è rapida, la fase invece di decrescita è molto meno rapida, quindi bisogna avere molta più pazienza perché è un grande catino che si svuota molto lentamente. Parliamo, di scuole chiuse, unica città con scuole chiuse in tutta la regione. Perché avete preso questa iniziativa? L'iniziativa è stata presa in base a una valutazione congiunta fra la parte politica e la parte tecnica perché nella giornata di ieri abbiamo potuto evidenziare delle grandi criticità e una grande congestione del traffico cittadino dovuto prevalentemente alla chiusura di elementi strategici come la via Codafore, quindi l'ingresso al parcheggio Marcolin. Nonché una nutrita schiera di curiosi che rallentavano e quindi osservavano il fiume, questo ha comportato ritardi nel raggiungere il centro anche di oltre un'ora rispetto a tempi di percorrenza che sono usualmente all'ordine di 10 minuti, un quarto d'ora. Contando poi sul fatto che la Protezione Civile regionale aveva emanato un ulteriore allerta meteo per la giornata di oggi di codice giallo, sommandosi alla situazione attuale dei corsi d'acqua, abbiamo ritenuto opportuno, cautelativo, chiudere le scuole per evitare una congestione, un'immobilizzazione complessiva del traffico. In effetti, io che abito a Valle Nuncello, ieri ho preso paura perché Viale Treviso, la strada che porta da Valle Nuncello verso Sì. Pordenone, era congestionata di auto e camion. E questa mattina io sono partito da casa verso le 9 e ho visto che era tutto libero, assomigliava anche domenica. Esatto, il traffico era particolarmente fluido, questo significa che la chiusura delle scuole ha limitato di molto l'utilizzo delle autovetture da parte dei cittadini. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto perché in una condizione di traffico anche ridotto è molto più semplice governare la città in un momento di crisi come quello dell'alluvione. La ringrazio e buon lavoro. Grazie.